Sono stato influenzato da numerosi manga in tutte le età. Ce ne sono così tanti che non posso nemmeno citarne uno e il suo creatore nello specifico. Il mio stile attuale è stato fissato dall'essere influenzato sempre di più nel tempo, come una palla di neve. Con queste parole, Kentaro Miura raccontava di essere stato influenzato da così tanti manga che nemmeno lui riusciva a ricordarli, e in questo video ci arrischieremo nella difficile impresa di scoprire almeno i più importanti che hanno influenzato il suo capolavoro, Berserk. Se vi interessa scoprirli per poterli magari recuperare in un secondo momento, siete nel posto giusto e mi raccomando non perdetevi il finale del video perché ci sarà un'opinione di Miura molto interessante, un po' impopolare direi e poco conosciuta su uno stratagemma narrativo tipico delle storie di fantasia e anche di tanti manga. In un'intervista del 1996 Miura nomina Bastard di Kazushi Hagiwara come unico altro manga di ambientazione fantasy all'epoca dell'uscita di Berserk, dicendo che era un genere di nicchia. Ma direi di partire con le opere più famose che hanno ispirato Berserk e dagli esordi di Miura stesso. Forse sapete che uno dei suoi primi lavori di rilievo furono i disegni per Il Re Lupo, un manga scritto da Bronson. Potete immaginare quanto si sarà sentito onorato della collaborazione perché Bronson è, insieme a Tetsuo Hara, l'autore di Kenny il Guerriero. Secondo le parole di Miura stesso, Kenny il Guerriero ha influenzato indelebilmente la sua generazione. Questa ispirazione avrebbe fatto sì anche che Miura partisse prima da un'idea, le armi di Guts, ovvero il cannone e la spada, che dal delineare i personaggi o la storia. Poi tantissime sono le ispirazioni a Kenny il Guerriero, dalla banale scelta di personaggi forti e muscolosi al mondo cupo e violento di Berserk. Nonostante Berserk non sia ambientato in un mondo post-apocalittico, Miura è un grande fan di questo tipo di opere e alcuni aspetti di decadenza e corruzione di questi mondi si vedono anche in Berserk. Hara ha influenzato notevolmente Miura dai volti squadrati dei suoi personaggi alle loro corporature massicce, anche per lo stile a volte nettamente splatter e gore dei combattimenti. Vedete a schermo la somiglianza di una vignetta in cui Kenshiro guarda Shin in cima a una scalinata e ugualmente Guts guarda Femt dal basso verso l'alto. Visto che la vignetta è nei primi capitoli di Berserk, l'influenza di Ken, quasi un omaggio direi, è dichiarata fin dall'inizio. Probabilmente già conoscevate questa fonte di ispirazione tra i manga più famosi, anche Akira di Katsuhiro Otomo, visto il grande successo che ebbe negli anni 80, può aver contribuito a forgiare l'ambientazione e la violenza di Berserk, pur essendo anche questa un'opera di genere diverso. Se dovessimo scegliere l'influenza più grande su Berserk, però, tra i mangaka famosi, questo è sicuramente Go Nagai. Dire che Miura è un suo fan è dire poco perché praticamente tramite Berserk è evidente come conosca tutte le opere di Nagai e abbia ripreso molto il suo stile. Tra le opere di Nagai come ispirazione per Berserk viene citata quasi sempre Devilman, che è in generale uno dei manga più influenti di tutti i tempi. Se non lo conoscete, Devilman è uscito in Giappone tra il 1972 e il 1973 e racconta la storia di un ragazzo, Akira, che si fonde con un demone, Amon, divenendo così il Devilman del titolo. Akira riuscirà a sfruttare i poteri del demone al fine di combattere gli altri demoni che, risvegliatisi da una lunghissima ibernazione nelle profondità della Terra, hanno deciso di prendere il controllo del mondo. Tra le influenze più evidenti di Devilman su Berserk, il rapporto di Griffith e Guts è sicuramente ispirato al rapporto tra Akira e Ryo. Akira ha un percorso simile a quello di Guts, trasformandosi progressivamente lui stesso in un demone assetato di sangue, però dalla parte del bene, mentre Ryo è un ragazzo carismatico che si rivelerà poi il male incarnato, tradendo l'amicizia. Anche esteticamente Akira ricorda Guts per certi versi, mentre Ryo Griffith, per esempio quando mostra la sua vera forma di angelo alato. Devilman è popolato di persone che si trasformano in demoni di ogni sorta e di sabba satanici pieni di sangue e violenza. Sia nell'idea della trasformazione degli uomini in mostri, sia nell'estetica, questi hanno ispirato gli apostoli di Miura. Rosin, per esempio, è ispirata a Siren, un demone che compare all'inizio di Devilman. Devilman però è solo la punta dell'iceberg delle influenze di Nagai su Miura, infatti possiamo parlare anche di altri manga di questo autore come fonti di ispirazione per Berserk.
Lui stesso infatti non citava tanto Devilman di Nagai quanto Violence Jack, iniziato nel 1973. Violence Jack è un antieroe gigantesco e dalla forza disumana la sua arma, un coltello enorme, ha ispirato direttamente l'ammazzadraghi di Guts, come si vede dalla scena di presentazione delle due armi. Nagai la presenta così in Violence Jack: 40 cm di lunghezza, 8 di larghezza, con una lama di 1 cm di spessore. Era più un macete che un coltello. E Miura scrive per l'ammazzadraghi: era un oggetto troppo grande per chiamarlo spada, troppo spesso, troppo pesante e grezzo. Non era altro che un enorme blocco di ferro. Credo che ora vi suonerà ancora più familiare. Violence Jack, tra l'altro, è un manga super violento e questo aspetto piaceva a Miura. Ancora meno conosciuto è un terzo manga di Nagai intitolato Susanoo, iniziato nel 1979. Pure in questo ci sono tante somiglianze con Berserk. Per esempio la violenza subita da Sayuri, la ragazza del protagonista Shingo, è rappresentata nella forma di un cavallo che ricorda la celebre scena del cavallo con Farnese. Ugualmente l'io interiore della ragazza dopo la violenza è rappresentato come una bambola di porcellana in frantumi e esattamente allo stesso modo è rappresentato l'io di Casca dopo la violenza di Femt. In risposta a questo avvenimento, Shingo scatena la propria bestialità, come in Guts nasce la bestia dell'oscurità che rappresenta il suo desiderio di vendetta. Sparsi per il manga ci sono tanti altri dettagli che potrebbero aver ispirato Miura, come il riferimento all'opera Slan dello scrittore Fanfort, che ha ispirato Slan di Berserk, oppure il nome dell'organizzazione criminale Nosferatu, che può aver ispirato il nome di Zod, e varie tavole molto simili. Mi fermo qui per non dedicare il video solo a Berserk e Go Nagai, che è una fonte di ispirazione ben conosciuta, ma sicuramente Miura ha continuato nel tempo a buttare un occhio alle opere dell'illustre collega e potremmo dire in un certo senso maestro, quindi se conoscete altre ispirazioni che provengono da Nagai aggiungetele anche voi nei commenti. Alcuni per esempio hanno notato anche delle somiglianze tra Berserk e Makai Tensho, un manga del 1986 di Ken Ishikawa. Ishikawa è il co-creatore con Go Nagai del franchise Mecha Getter Robo e era il suo miglior amico. Nell'ultima intervista del 2020 Miura ha nominato un manga a cui è affezionato da tanto tempo come lettore, ovvero Lone Wolf and Cub, uscito tra il 1970 e il 1976. Questo è un manga di ambientazione storica giapponese, una sorta di classico, e ha avuto vendite stellari, tanto che era non solo il manga, ma in generale il prodotto più venduto della casa di fumetti statunitense Dark Horse. Solo che nel 2017 è stato detronizzato da un altro manga. Nell'intervista dello stesso anno, Miura ha dichiarato anche di essersi ispirato per l'idea di un protagonista oscuro e nichilista al personaggio di Akaider della serie Android Kikaider, un'ispirazione che può sembrarci insolita. In realtà la popolarità del manga fa sì che anche Miura lo conoscesse e lo prendesse a riferimento perché tutti lo conoscevano. Infatti appartiene al filone Kamen Rider di Shotaro Ishinomori. Se pensate di non sapere di cosa sto parlando, vedrete che in realtà anche voi lo conoscete benissimo perché Kamen Rider è l'ispiratore della serie Super Sentai, che in Occidente è stata ricreata come Power Rangers. L'idea del braccio meccanico di Guts sarebbe sorta in collegamento con questa ispirazione. Sono passato da un'idea all'altra, se è oscuro e nichilista, che tipo di personaggio dovrei renderlo e dal momento che uno spadaccino qualunque non è interessante, come dovrei renderlo unico? Poi da Dororo e Cobra, che mi piacciono, mi è venuta l'idea di attaccare qualcosa a una delle sue braccia. Cobra è un manga di Buishi Terasawa, il cui protagonista ha un cannone al posto del braccio. Dororo invece è un altro super classico del manga uscito negli anni 60 quando Miura era un bambino e è disegnato da quello che forse è il più influente mangaka di tutti i tempi, Osamu Tezuka. Dororo, come Lone Wolf and Cub, è sempre ambientato nel Giappone dei samurai e racconta di Yakimaru, un giovane samurai che combatte e distrugge demoni, affiancato appunto da Dororo, un ladro. Yakimaru ha una lama nascosta nel braccio. Per chi fosse interessato, c'è anche un anime del 1969 per recuperarlo, oppure un reboot recentissimo del 2019, ma sempre meglio eventualmente tornare al manga originale perché gli adattamenti hanno finali diversi. Dororo ha fornito anche un'ispirazione per l'ambientazione perché Miura voleva creare un'opera fantasy che possedesse elementi oscuri e un'atmosfera horrorifica, come in Dororo ci sono gli yokai, ovvero i demoni del folklore giapponese.
Miura conosce sicuramente anche altre opere di Tezuka, per esempio la raccolta mitologica La Fenice, e ha anche detto di apprezzare lo stile di Yoshikazu Yasuhiko, collaboratore di Tezuka, un altro tra i più importanti animatori e mangaka giapponesi della scuola anni 60-70. Violence Jack e Gwin Saga sono cose che ovviamente mi piacevano molto e penso che Gwin Saga sia stata la più grande fonte di ispirazione per questo universo fantasy. Così Miura nel 2000 citava tra le sue fonti Violence Jack che abbiamo appena visto e Gwin Saga, l'opera di cui voglio parlarvi adesso. Gwin Saga non è propriamente un manga, ma una serie di romanzi e light novel di genere epic fantasy scritta dall'autrice giapponese Kaoru Kurimoto, che ha come protagonista un misterioso guerriero dalla testa di leopardo chiamato appunto Gwin. La serie ha superato i 100 volumi e detiene il record mondiale per la più lunga epopea fantasy mai scritta. Ancora nell'ultima intervista rilasciata nel 2020, Miura sottolineava di leggere più light novel che manga, quindi questa è sicuramente una fonte di ispirazione da tenere in considerazione. Tra l'altro dalla saga sono stati tratti anche un manga e un adattamento anime, comunque successivi all'inizio di Berserk. Tra le light novel è sicuramente stata importante per Miura anche Crash Are Joe, una serie di ambientazione fantascientifica iniziata nel 1977 e poi trasposta anche in manga e anime. In particolare Miura apprezzava lo stile del disegnatore Fujihiko Osono. Volevo imparare a disegnare come Fujihiko Osono, dirà, ma volevo anche sfruttare le mie capacità di disegno realistico. E poi nel frattempo volevo fare una storia intricata come Gwin Saga, ma mi piaceva anche quanto fosse esagerato Violence Jack. Tutto ciò si è gradualmente fuso nel mio attuale stile artistico, credo. Fin qui abbiamo visto le fonti di ispirazione più famose, quindi magari chi segue Berserk o semplicemente ha visto altri miei video già le conosceva, ma adesso viene la parte per i veri intenditori, perché cominciano le fonti di ispirazione più strane e ricercate, visto che Miura spaziava veramente tantissimo e senza limiti, come abbiamo detto all'inizio. Sempre nell'intervista del 2000, l'intervistatore chiedeva a Miura se l'ammazza draghi fosse ispirata al coltello di Violence Jack, che abbiamo già visto. Secondo me è evidente che è ispirata pure a quello, però Miura dava altre due fonti di ispirazione diverse. Viene da Pygmalion di Shinji Wada. Inoltre penso che fosse nello spin-off The Snow Queen di Gwin Saga, c'era questa illustrazione di un gigante alto 2 o 3 metri che brandiva una spada. La spada di Guts è un incrocio tra quelle due. La seconda fonte è appunto uno spin-off di Gwin Saga di cui abbiamo già parlato, ma Pygmalion è un manga meno conosciuto dello stesso autore dello shoujo Sukebandeika, Shinji Wada. Il protagonista di Pygmalion, chiamato Kurt, è un giovane principe che combatte usando una spada grande quanto lui. Per la sua attenzione ai fondali delle vignette, Miura ha citato una fonte di ispirazione ancora più strana. Si tratta di Rampo di Masatoshi Ushizaki, iniziato negli anni 70. Questo è un manga comico in cui un ragazzo viene rimpicciolito da esperimenti alieni e diventa un pervertito capace di volare quando è eccitato. Non si sa come un'opera del genere abbia finito per ispirare Berserk, però tant'è, Miura leggeva un sacco di roba diversa. Infatti a questo punto non vi sorprenderà che il creatore di uno dei manga più violenti di tutti i tempi apprezzasse anche manga pensati per un pubblico più femminile, nello specifico quelli creati dal gruppo Year 24 delle mangaka attive tra gli anni 70 e 80. Tra i manga che lo avrebbero ispirato per Berserk ha citato addirittura Jenny la tennista, che sfido chiunque a collegare a Berserk senza saperlo, il cui anime è stato trasmesso in Italia negli anni 80. Questi erano anche i manga e gli anime che Miura poteva guardare da ragazzino, visto il periodo, e le sue considerazioni in merito rilasciate in un'intervista del 2017 sono veramente interessanti e fanno capire perché Berserk si differenzia da tanti manga semplicemente violenti o di combattimento. Mi piacciono anche i manga per ragazze, quindi ho pensato di cambiare il mio approccio prendendo spunto da storie con rapporti umani ed emozioni tristi e dolorose. Fino ad allora avevo seguito la strada di Kenny il guerriero, ma questo ha reso molto più difficile competere con l'originale in persona, il signor Bronson. È stata una buona opportunità, quindi ho pensato di cambiare arma e passare dall'angolazione di Lady Oscar e il poema del vento e degli alberi. E visto che questo era un terreno nuovo per me, ho pensato che forse avrei potuto inserire nella storia le persone intorno a me, così come i ricordi della mia giovinezza.
questo spiega tanto della qualità dei rapporti tra personaggi, per esempio nella Golden Age di Berserk. Lady Oscar è una fonte di ispirazione che in tanti avevano già individuato prima dell'intervista, notando come sembri la base per l'aspetto di Griffith. Il poema del vento e degli alberi è un manga dell'autrice Keiko Takemiya, sempre iniziato negli anni 70, e come Lady Oscar ha sicuramente contribuito all'aspetto di alcuni personaggi e alle ambientazioni variegate di Berserk che non si fermano al Medioevo. Miura infatti si è sempre ispirato anche a vere fonti storiche per Berserk, però ha detto che non voleva dipendere solo dalla storia reale per creare il suo manga, perché così facendo la sua immaginazione avrebbe potuto diventare ristretta, e cita l'esempio di due mangaka, Mitsuteru Yokoyama e il già nominato Shotaro Ishinomori, che si dedicano a manga storici ma sono partiti con manga di fantasia. Prima di passare all'opinione succulenta che vi ho promesso all'inizio, faccio una considerazione su un'influenza non confermata ma altamente probabile degli shonen dei primi anni 2000 su Berserk. In questo periodo lo stile del manga è cambiato abbastanza, passando dai toni cupi degli inizi a un'ambientazione da fantasy classico e a volte a tratti proprio quasi da shonen, con personaggi adolescenti come Shirke, Isidoro, Isma o Sonia. Miura si è probabilmente convinto di un cambio di gusti nel pubblico rispetto agli anni 80-90, anche se parrebbe che si sia sbagliato, visto che il suo stile più acclamato e apprezzato è proprio quello degli inizi. E veniamo all'idea forse per qualcuno impopolare di Miura. Nell'intervista del 2019 al giornale francese Le Figaro, l'intervistatore ha detto che uccidere la banda dei falchi è stata una scelta coraggiosa che però ha causato un calo di popolarità tra i lettori. L'intervistatore ha chiesto a Miura cosa avrebbe fatto se il suo manager editoriale Shimada gli avesse chiesto di non uccidere la banda dei falchi o peggio di riportare in vita i membri. «Penso che avrei accettato se questa richiesta fosse arrivata dal signor Shimada», ha risposto Miura, «perché mi fidavo di lui. Infatti era nella sua natura darmi il via libera per uccidere la banda dei falchi. Sfortunatamente la serie successivamente ha perso popolarità». In ogni caso sarebbe stato necessario utilizzare tecniche di sceneggiatura di alto livello se avessi voluto continuare la serie senza uccidere la banda. Ad ogni modo, con una tale scelta Berserk sarebbe diventato qualcosa di completamente diverso, perché ci sarebbe stato un solo modo possibile di farlo, quello dei manga di Shonen Jump. Infatti, non erano morti. Direi che la stoccata ai manga in stile Dragon Ball, in cui personaggi morti ritornano in vita, è pesantissima, pur senza dimenticare che Miura stesso ha sempre riconosciuto l'importanza di Akira Toriyama. Infatti, il bello di Berserk è proprio che la banda dei falchi, ovvero la maggior parte dei protagonisti, è stata uccisa brutalmente, senza ritorno. A parere mio, questo conferma la qualità di Miura anche come scrittore della trama, oltre che come disegnatore, perché la resurrezione dei personaggi è uno degli stratagemmi di più bassa lega e abusatissimo nelle opere di fantasia, sia per sovvertire le aspettative del pubblico, ma anche per accontentarlo se uno dei personaggi più amati è morto. Fatemi sapere nei commenti anche cosa ne pensate voi della resurrezione dei personaggi. Concludo il video con questa immagine che gira da un po' online sugli omaggi che Miura ha fatto tramite PAC a tanti altri manga. Vedete i Cavalieri dello Zodiaco, Getter Robo che abbiamo già nominato, ma anche Doraemon, Gundam, Kaiketsu Zubat che è un altro del filone Power Rangers, Rocky Joe, Devilman e Mazinger Z, sempre di Gonagai. Insomma, avrete capito che le fonti di ispirazione di Miura tra i manga e gli anime sono praticamente un pozzo senza fondo e non ci sorprende. Aveva una cultura sconfinata di altri ambiti, pensate quanta ne avesse nel proprio settore. Per questo video io mi fermo qui, ci è già voluto un sacco per raccogliere, organizzare e verificare le fonti che vi ho presentato, ma spero tantissimo che me ne farete scoprire altre che non conosco nei commenti. Se avete apprezzato il video iscrivetevi per non perdervene tanti altri su Berserk e consigliate il canale a amici interessati, magari saranno contenti di darci un'occhiata. Ah, ma poi mi sono dimenticato una cosa. Vi ricordate Lone Wolf & Cub, che fino al 2017 era il prodotto in assoluto più venduto della Dark Horse, ma poi è stato spodestato e è finito al secondo posto? Beh, a spodestarlo è stato proprio il manga realizzato da un grande fan di Lone Wolf & Cub, ovvero Berserk, di Kentaro Miura. Ciao!